Ciao a tutti amici e bentornati su Pokémon Scarlatto, episodio 24. Nella scorsa parte abbiamo sconfitto l'ultimo capopalestra della regione di Paldea, Gruscia, e in questo episodio andremo a sconfiggere il penultimo capobanda. Prima però voglio farvi vedere una cosa, aspettate, non avviciniamoci subito. Off camera, ho un pochino allenato i miei Pokémon, però... Prima cosa che vi voglio far vedere, esatto, questa qui, dovrebbe bastare. Esatto. Samurai si sta evolvendo. Date il benvenuto a Bisharp. Ok, non ho letto il Pokédex, però comanda dei gruppi di Ponyard. Vabbè, quinta gen, ok? Come vedete abbiamo anche delle altre caramelle, tre caramelle esperienza L e tre caramelle esperienza M. Non avete idea di quanto ci ho messo io a recuperare queste caramelle. Però siamo pronti per la lotta contro il capobanda di tipo folletto. Lorenzo, l'operazione Stardust procede senza intoppi, vedo. Rimangono due capi da affrontare. Questa operazione mi ha aperto gli occhi su varie questioni. Ho fatto bene a partecipare. Comunque, che idea ti sei fatto di Cassiopea? È un mistero. Capisco. Personalmente non penso ce l'abbia davvero con il Team Star. Ma quale sarà il vero motivo per cui vuole scioglierlo? Ora è meglio se torno a fare la guardia. Chiamami prima di entrare nella prossima base. Ok. E possiamo andare dritto. Oddio, piccolo rottino, scusate perché ho bevuto l'acqua. Bene, tornerò più tardi per la lezione di pianoforte del signorino. Ti sarei grato se potessi riferirglielo. Sarà fatto, signor Pinopio. Oh, chi abbiamo qui? Giovanotto, lei è forse un compagno di scuola del signorino? Il signorino? Capisco. Nel caso lei non sia al corrente, questa è la base della banda Rukba, la divisione folletto capeggiata dal signorino Ortiz. Sarebbe meglio non rivelare questa informazione al primo che capita. Oh cielo, sono terribilmente mortificato. Sai dirmi allora chi è il nostro ospite? Credo sia qui per sfidarci. Capisco. Ciò significa che è un nemico del signorino, vero? Immagino di sì. In tal caso... Eh? Sarebbe così gentile da permettermi di affrontarla in una lotta? Sì. Magnifico, diamo il via alle danze. Ok, e dobbiamo sfidare Pinopio, il vecchietto, che vuole darci fastidio in qualche modo. Che manda in campo Morgrem. Ok, allora, il tipo acciaio è super efficace contro il tipo folletto. L'unica cosa è che noi effettivamente abbiamo solo ferrartigli di tipo acciaio. E non ho altre mosse da potergli insegnare. E ferrartigli non è proprio il massimo. Però va bene lo stesso, ci va bene lo stesso, ragazzi. Attrem, non so quale sia, penso sia l'evoluzione. È l'evoluzione? No, no, è totalmente un altro Pokémon, non so di che regione sia. Ma noi ragazzi, scusate un secondo. Ah, ok, sì, abbiamo la Terra Crystal di tipo buio, è vero. Non possiamo usare la Terra Crystal di tipo buio, in questa lotta, perché il tipo folletto è super efficace contro il tipo buio. Chiaramente. Quindi non facciamo cavolate, non utilizziamo la Terra Evoluzione. Non facciamo cavolate. E abbiamo sconfitto Pinopio. Perbacco, che disgrazia. Che spettacolare dimostrazione di abilità.
Ma le consiglio di non abbassare la guardia, perché il signorino Ortiz è decisamente più capace del sottoscritto. Bene, è ora che io tolga il disturbo. Astra la vista. Pare che il gentiluomo di poco fa sia l'ex preside dell'accademia. Ora è l'insegnante privato del capo, o almeno così dicono, e ogni tanto lo viene a prendere per le lezioni. Ma questo non è il momento di chiacchierare. Ho avuto la conferma che sei qui per sfidarci, quindi corro a fare il rapporto. Astra la vista. Va bene. Oh, ci chiama. Sei riuscito a eludere la sorveglianza? Quello è il covo della banda Rukba, la divisione folletto del Team Star. Il suo capo, Ortiz, è anche il meccanico del Team Star. Non sottovalutarlo. Sarà anche il più giovane dei capi, ma ti posso assicurare che si è guadagnato la sua posizione. In genere preferisce dare ordini ai suoi sottoposti dalle retrovie. Tuttavia perde facilmente la pazienza, quindi se provocato dovrebbe scendere in campo di persona. Fino ad allora, non ti resta che sconfiggere le reclute una dopo l'altra. Cerca di resistere al loro assalto, finché Ortiz non si fa vivo. È tempo di dare una batosta alla banda Rukba. Quando sarai pronto a dare il via all'incursione, suona il gong. Perfetto. Ora, dobbiamo un attimino prepararci una squadra a puntino per fare effettivamente questa lotta. Però non abbiamo nemmeno delle cure. Cioè, mi rendo veramente conto che non abbiamo cure. Quindi sapete che cosa? Onde evitare di fare stupidaggini. Devo un attimino, se no mi esplode la gola. Compriamo qualcosina, eh. Compra. Allora, ci servirebbero delle iperpozioni, possibilmente. Ne prendiamo una ventina, anche di più, una trentina. Così ce l'abbiamo. Tanto di soldi, ragazzi, ne abbiamo disponibili. Poi ricariche totali, ne prendiamo giusto una decina. E poi non so se ci serve altro. Revitalizzanti ne abbiamo 12, quindi ci dovrebbero bastare. Io direi delle super pozioni. Delle super pozioni, queste ne prendiamo tante. 25. Perfetto. Così, ragazzi, almeno siamo proprio a postissimo al 100%. Ecco, proprio per il fatto che effettivamente Ortiz è uno dei più forti. Sapete che cosa? Io questo lo imbottisco di caramelle. So che... Allora, non è barare. Ok? Oggettivamente non è barare. Samurai non verrà utilizzato chiaramente nelle prossime lotte, per questo che ora lo sto imbottendo di caramelle. Non è barare perché le caramelle esperienza sono delle cose che vi dà il gioco facendo dei raid. Quindi, non è barare. Però, ecco, voglio essere sicuro al 100% che effettivamente riusciamo a sconfiggerlo per bene. Ferrartegli ce li ha, IPS, quindi nessun problema. Ora, per questo tipo dovrebbe essere forte contro il tipo ghiaccio. Quindi mandiamo in campo questi. Dovrebbero andare bene contro il tipo folletto. Prendiamo l'iperpozione e siamo pronti. Oh, anche qua c'è una cosa. Ok. Megaball. E siamo pronti per dare il via all'incursione. Sì, con i primi tre Pokémon. Ovviamente si spera che utilizzeremo solo B-Sharp. Possibilmente. Allarme rosso. Avvistato Lorenzo dell'operazione Stardust. A tutti i membri, mettersi subito in formazione per proteggere il capo. Se riesce a sconfiggere 30 dei nostri Pokémon entro 10 minuti, dovremo chiedere una mano al capo. In ogni caso, il massimo del livello che troveremo, credo, in questa base sarà livello 50. Ed è quello di Ortiz. Quindi noi di livello 55 siamo anche messi abbastanza bene. Ora mandiamo in campo i nostri vari Pokémon e attendiamo che, beh, facciano le loro esplosioni. Li lasciamo lui, qui mettiamo lui. Cerchiamo di fare una cosa un pochino più ordinata, eh. Allora, qua laggerà. Come vedete sta già laggando perché questo qui è un luogo della mappa molto pesante. A livello grafico, perché ci sono fiori ovunque, c'è l'acqua. Già, è un luogo molto molto pesante. Quindi
Quindi il giochino laggerà un po'. Ormai sapete che questo gioco non ha il comparto tecnico top. Ci abbiamo fatto tutti quanti l'abitudine, no? È inutile che stiamo qua effettivamente a lamentarci. E in teoria sapete che abbiamo quasi finito. Questi qui dovrebbero essere proprio gli ultimi. E poi in teoria abbiamo fatto. Mandiamo lui e siamo a posto. In un minuto praticamente l'abbiamo fatto. Non siamo riusciti a difendere la base. È tempo che entri il capo in campo. Il capo in campo? O in campo il capo? Comunque, non direi mai una cosa del genere io. Eccoci qua, ragazzi. Ortiz con la sua star mobile. Divisione Folletto. Quindi tu sei Lorenzo. A essere onesto, sono un po' deluso. Mi aspettavo qualcuno di un po' più imponente. Stai per caso criticando la mia massa muscolare? Sì, forse nel gioco sono un pochino piccolino. Poco male, non ha importanza che tu sia, tanto non perderò. Preparati, perché stai per sperimentare il lato spaventoso dei Pokémon di tipo folletto. Ora, nessunissimo problema, puoi fare quello che vuoi di me. Tanto ti batterò. Sono sicuro che ti batterò. In ogni possibile universo, in ogni possibile possibilità, si può dire così, io ti sconfiggerò. Vai, samurai. Cavolo, lui non è... Ah no, sì, è Pokémon... È acqua folletto. È acqua folletto, sì. Però l'acqua contro l'acciaio dovrebbe fare qualcosa, credo. Lo scopriremo. Ferrartigli. Vedete, Azumarill è di tipo 50. Ecco, il punto è che noi non gli facciamo molto. E questa è la cosa che mi preoccupa, capito? Allora, sapete che cosa? Secondo me in questo caso possiamo anche cambiare Pokémon e mandare Denki, visto che è di tipo acqua. Folletto e acqua, ma... Samurai, teniamocelo per la fine, va bene? Comunque anche gli altri Pokémon sono possibilmente pronti per una lotta, eh? Cioè non è che ho potenziato solo un Pokémon. Sono un po' tutti pronti. Fulmine, che gli ho insegnato off camera, sia Fulmine che Energisfera, perché mi sono serviti per sconfiggere dei Pokémon molto forti nei raid. Molto forti, ci ho messo un'ora a fare tutti i raid per farli salire di livello. Wigglytuff, no, Wigglytuff è puramente, quindi ci basta Samurai, che dovremo anche curare nel prossimo. Sì. Però ho in mente una strategia. Ho in mente una strategia che ci potrebbe far molto comodo. Ora, Ferrartigli contro Wigglytuff. Wigglytuff. Wow, one shottato. Esatto, questa è la forza del nostro Pokémon. E ora manda già in campo la star mobile? No, da Duxban. Cos'è Duxban? O Dutchban? È un coniglio, suppongo? Oh, tu. Sì. Prendi questa, la mia mossa più subdola. Il fascino dei miei Pokémon ti stroncherà. E cosa hai intenzione di fare? Carineria? L'hai già fatto? L'hai già fatto? Non è la tua mossa più subdola. Non capisco. Carineria, sì, riusciamo a resistere a un'altra carineria. Però ho in mente una strategia che adesso attueremo. E potremo attuare molto fortemente. Ok, Revavroom, fantastico. Ora, dovresti essere con le spalle al muro, non io. No, mi dispiace, signor Ortiz. Sei rimasto alle strette, ti ho messo alle strette. Nebbiogenesi di Revavroom. Nessun problema. Ora, voglio un attimino vedere una cosa. Quindi, utilizziamo un'iperpozione. Perché voglio vedere effettivamente quanto... Revavroom con una mossa mi può togliere. Tipo ferro rullo. Ok, fantastico. Mi toglie gran poco. Ok. Se utilizza questa. Stordiraggio, effettivamente stordiraggio potrebbe darmi abbastanza fastidio. Quando iniziano a usare mosse di questo tipo io gli sparerei in faccia. Perché potrai usare stordiraggio? Olè, poi piove? Poi cosa ancora?
È notte, piove, stordiraggio, qualsiasi cosa. Ok, no, però gli facciamo abbastanza. Gli facciamo un danno sconsiderato. Turbo incanto. Sì, ci fa qualcosina. Allora, finché Samurai continua a ad attaccare senza farsi confondere, siamo messi bene. Non andare KO. Ok, se ora non attacca e si manda KO, io mi incazzo come una bestia. Curioso. Curioso. Veramente curioso, ragazzi. C'è qualcosa che fa... Oh, no, nulla. Vabbè, mandiamo Denki, che è un tank. Resiste. Molto curioso. Sono veramente molto arrabbiato. Vabbè, anch'io... Allora, devo dire che qua questa volta un pochino è colpa mia, perché dovevo curarlo al turno precedente. Ho peccato di... pensare che tanto lo sconfiggo lo stesso, effettivamente. No. Però, comunque abbiamo visto che gli facciamo molto male. Quindi, ora... noi continuiamo, curiamo ancora una volta il nostro amato Bisharp, il nostro amato Samurai. Così, al massimo dei PS. Sapete che già, credo che dal prossimo... Già volendo, dal prossimo episodio possiamo già... cosa che probabilmente farò. Possiamo già far evolvere Samurai all'ultimo stadio all'ultimo stadio evolutivo. Non credo ci sia un livello limite, anche perché è già a livello 55. Quindi quando si deve evolvere ancora, effettivamente. E possiamo far così. Seriamente mi hai confuso, perché mi sei... Io non ho parole. Io non ho parole. Ma quanto è veloce? Quanto è veloce? Perché è così veloce? Vedrai che adesso manco lo hittiamo, eh. E devo utilizzare un'altra pozione. Ok. Però questa volta non facciamo gli stupidi. Questa volta non facciamo gli stupidi. Noi utilizziamo una bella iperpozione. E lo curiamo. Mi dà fastidio che tutte le volte che si gira con la telecamera dall'altra parte lagga, perché deve renderizzare tutto quello che abbiamo dietro di noi. Effettivamente, quelli di Game Freak, quando stavano programmando questa lotta, ok... Cioè, posso capire l'open world, ok? Ma una lotta programmata di questo tipo, per quale diavolo di motivo? Per quale diavolo di motivo non è... Non l'hanno fissata? Questo 50 e 50 inizia a darmi abbastanza fastidio, eh? E sapete cosa vi dico? Ricarica totale, così toglie anche la confusione. Che non voglio... Non voglio scatole. Mi sono veramente rotto le scatole. Tu continua a usare confusione quante volte vuoi, tanto noi continueremo a usare ricariche totali. Sì, vabbè, ok, però così no, eh. Così no. Dai. Dai. Mi prendi in giro? Dai. Perché devono sempre farle durare così le lotte? Tanto lo sappiamo che ti sconfiggo. Una mossa e sei morto. Perché devi continuare? Continui, continui, continui. Dai, ricarica totale, ancora una volta. Continuiamo. Tanto l'abbiamo sconfitto. Cioè, letteralmente una mossa e questo cade nell'oblio. E questo è il punto. Turbo incanto. Dai, vediamo se ci confonde ancora. Ma tanto lo so. Mi sa che è una mossa che confonde, a prescindere. Mi sa che confonde a prescindere, però almeno ha smesso di piovere, quindi ferra artigli. Ferrartigli? Ferrartigli? Signori? Abbiamo sconfitto Ortiz. Come ho fatto a perdere? Perché? 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 Un anno e qualche mese prima. Uffa, perché? Cosa ho sbagliato? Quella tua sottospecie di automobile non ne vuole sapere, eh? Si chiama Starmobile. Faresti meglio a ricordarlo. Ho passato tutta la notte a costruirla. È evidente che non è alimentata a sufficienza. Ha un peso eccessivo per due soli cercadè. Effettivamente.
Hai voluto mettere tipo un motore 2 litri su un camion. È un po' piccolo un 2 litri. Oddio, no, no, allora, no, vogliamo parlare di motori? Ok, un 2 litri non è piccolo per un... Allora, per un camion sì. Per un pulmino no, un motore 2 litri non è piccolo per un pulmino. Però vabbè, ok, non vogliamo... I Charcadè non... Vabbè, dai. Peccato, ai bulli sarebbe preso un colpo vedendoci arrivare con quella. Scusatemi, ero sicuro che avrebbe funzionato. Risolleva il tuo spirito, nobile Ortiz. Una tale opera d'artigianato è inconfutabile prova del tuo genio. Però se non funziona non ce ne facciamo molto. Fa evolvere i Charcadè. Se avessi saputo che andava a finire così, avrei chiesto a mia mamma di comprarci un'auto. Eccolo, ci risiamo. È proprio per questo che nessuno ti prende sul serio. Eh? Pruna, non cominciare. Oh, comincio e come, invece? Quando abbiamo fondato il team, abbiamo deciso di non contare più sui nostri genitori. O sui soldi per risolvere i problemi. Diamine, l'abbiamo pure messo nel codice di condotta, no? Se non funziona ora, basterà farla funzionare. Se ti manca della potenza, basterà aumentarla. Se sei forte, sali. Ma come pensi di fare? Questa è una citazione per pochissimi, eh? Per pochi fan di una determinata parte di YouTube Italia. Allenerò due Charcadè, li farò evolvere. Potrai usare la loro energia per la Star Mobile. L'operazione Star non è lungi dall'avere inizio. Porterai a termine in tempo il tuo proposito? Ci puoi giurare? Prunetta! Pruna ha modi un po' bruschi, ma non voleva essere cattiva. Tra l'altro, so che tipo Pruna nella versione inglese del gioco si chiama Mela. Lo so. Ecco perché da noi si chiama Pruna, che è tipo prugna. E ha lo stesso... Ecco perché ha anche i capelli rossi, perché Mela, capelli rossi, prugna... Non c'entra niente. Maledizione. Maledizione. La sconfitta mi brucia. Ma sotto sotto non posso che riconoscere la tua superiorità. Chi perde deve rinunciare al titolo di capobanda. Il codice di condotta del Team Star è chiaro. E infrangere il codice equivale a tradire il team. Quindi non mi resta che darti questa. Vedi di sentirti onorato. Vi abbiamo preso anche l'ultima medaglia. No, la penultima medaglia. Ora ci mancano solo due cose per finire il gioco, eh. Cioè, per finire la storia principale, poi c'è il post. Ma non è finita qui. Tieni anche questa. È una delle mie preferite. Magibrillio, bellissima mossa. E lascia che ti dica una cosa. Non hai idea di quanto tu mi dia sui nervi. Ma ammetto anche che sei un portento. Hai persino distrutto la mia Star Mobile. Signorino Ortiz. Pinocchio. Se sei venuto a prendermi, immagino sia ora della lezione di piano. Guarda caso, ho appena abbandonato il ruolo di capobanda. Direi che è il momento di tornare a casa. A dire il vero, sono qui per presentarle una persona. Un mio conoscente, diciamo. Puoi chiamarmi Garof. E cosa sei venuto a fare qui? Tu sei l'erede di una casa di moda, nonché rampollo di una ricca famiglia. Che cosa ci fa uno come te nel Team Star? Ti pare una domanda da fare così a bruciapelo? L'educazione non è il tuo forte, a quanto pare. Sono entrato nel team perché sono stato vittima di bullismo, come tutti gli altri membri. Quindi è vero che l'Accademia aveva un problema di bullismo. Non mi stupisce che tu non ne sappia nulla. La scuola ora è il posto più tranquillo del mondo. E tutti i bulli hanno levato le tende in blocco. Cosa intendi dire? Lasciate che sia io, l'ex preside della scuola, a spiegarvi l'accaduto. Pinocchio. Circa un anno e mezzo fa i membri del Team Star attaccarono briga con i bulli che li maltrattavano, sollevando un grosso polverone. Sebbene non fosse successo nulla di grave, fu un fatto inaudito nella storia dell'Accademia. In seguito a questo incidente, gli studenti colpevoli di bullismo abbandonarono la scuola. Ma non c'era alcuna traccia di tutto ciò negli archivi dell'Accademia. Mi stupirei del contrario, dato che l'allora vicepreside ha eliminato ogni resoconto dell'accaduto. Ha eliminato i documenti in archivio? Ma che storia è questa? Mentre mi interrogavo su come risolvere la questione del Team Star, ricevetti una visita nel mio ufficio da... Beh, vi basti sapere che era qualcuno che studiava all'Accademia. Disse che intendeva assumersi ogni responsabilità per le azioni del team. In cambio, chiese che i suoi compagni non venissero puniti. Cosa? Ma quindi... Io non ne sapevo niente!
Decisi dunque di esaudire la sua richiesta, rinunciando a castigare il team. Per finire, imposi alla persona che si era fatta avanti un periodo di studio all'estero di un anno e mezzo. Ah, wow, letteralmente un anno e mezzo? All'estero? Pagato? Chi devo picchiare? È la soluzione per cui optai per non ricorrere a una punizione. Non dimentichiamoci che i membri del Team Star erano vittime di bullismo. Desideravo trovare del tempo per riposare sia il corpo che lo spirito, quindi con la scusa di un soggiorno di studio all'estero chiesi che tornasse a casa Galar. Ah, Galar, la sua regione d'origine, Pokémon Spada e Scudo. Non l'ho mai giocato. Nel frattempo, ahimè, il vicepreside eliminò ogni traccia dei fatti dai server nel tentativo di nascondere le proprie colpe. Quindi ha cercato di insabbiare la faccenda. Che comportamento spregevole. Naturalmente il vicepreside ha ricevuto il castigo che gli spettava. Se ciò la rasserena, non di meno sia il sottoscritto che gli altri insegnanti siamo altrettanto colpevoli per non averlo fermato. Nel tentativo di assumermi le mie responsabilità, ho dato le dimissioni dalla carica di preside, a cui sono seguite quelle di tutto il corpo docente. Dunque questo è il motivo per cui un anno e mezzo fa tutti gli insegnanti sono stati sostituiti. Mi scuso profondamente per tutti gli inconvenienti causati dalle mie azioni. Pinopio, come mai hai deciso di parlarcene dopo tutto questo tempo? Signorino, la situazione attuale non porta beneficio né a lei né al Team Star. Ho pensato che conoscere la verità avrebbe potuto portare a degli sviluppi. Mi dispiace, ma non ci penso nemmeno a essere l'unico a tornare a scuola. Tradirei i miei amici. Tieni molto ai tuoi compagni del Team Star, vero? Mi sembra ovvio. Loro sono il mio tesoro più caro. Ok, non finiva più questo dialogo, eh? Mi stava esplodendo la gola, letteralmente. Però non finiva più. Però abbiamo capito. Abbiamo capito qualche dietro le quinte, no? Del Team Star. Lorenzo, mi è giunta voce che Ortiz non è più in possesso della sua medaglia team. Immagino che l'abbia consegnata a te. Capisco. Ora che non ha più il suo capo, la banda Rookba è ormai al capolinea. Ok, non riuscivo a leggere. Ortiz. Perdonami. Ci siamo quasi. Manca un solo capo. È solo merito tuo se l'operazione sta avendo un tale successo. E anche Garof si è rivelato un ottimo aiutante. Hai detto che vi conoscevate già? Siete amici di lunga data? Sì. In ogni caso è un compagno affidabile. Mi ricorda i bei giorni andati, passati in compagnia degli altri. Gli altri? Come sai già, il Team Star è stato formato da ragazzi bullizzati a scuola. Poco dopo la formazione del team, i capi ebbero un confronto con i bulli. Il confronto risultò in una vittoria schiacciante per il Team Star, se così possiamo chiamarla. Ogni singolo bullo abbandonò la lotta senza nemmeno provarci. Spaventati dal Team Star, i bulli finirono per lasciare la scuola uno dopo l'altro. Di contro, ciò ha portato i membri del Team Star ad avere una pessima reputazione. Perdonami, mi sto dilungando inutilmente. Come promesso, ti invio le ricompense che ti spettano. Grazie, Cassiopea. Ora puoi creare più tipologie, sì. Sfrutta al meglio il nuovo MT, bla bla bla. Sì, sì, sì. Ok, squadra di rifornimenti. Che mi porta il cibo. Come al solito esce il mio amico. Nessuno ti ha detto di uscire dalla Pokéball. Era un po' cringe a urlare, eh. Ah, l'hai stanato. Gli hai tirato un destro, è morto. Ok. Capisco, non sapevo che il Team Star avesse tutta questa storia alle spalle. Le persone che volevano eliminare il bullismo sono ora causa di timore. Che barzelletta. Gli insegnanti e gli studenti sono proprio scemi. Se anche solo uno di loro si fosse accorto in tempo del bullismo, tutti avrebbero capito subito che il Team Star non aveva cattive intenzioni. Invece quelli del Team Star si sono ritrovati a lottare in mezzo alle teste vuote, facendo a loro volta la figura degli idioti. E visto che l'arcicapo ha creato il team in una situazione del genere, non deve essere certo la persona più sveglia al mondo. Non saprei. Sì, ma letteralmente 10 minuti di dialoghi? Zia? Veramente? Fidati, ne sono certa.
Eccoti la tua ricompensa. Oh, grazie, sì. Oddio, 10 minuti di dialoghi, seriamente? Gioco? Per spiegarmi tutta questa cosa? Non potevi mettere un video? Vabbè. Siamo a posto, ragazzi, per questo video... Abbiamo terminato, io vi ringrazio per averlo visto, in descrizione trovate tutti i link, nel prossimo episodio non so di fatto cosa andremo a fare di preciso, probabilmente o andiamo a fare l'ultimo Pokémon dominante o andiamo a fare l'ultimo capobanda, due sono le scelte che possiamo fare, non è che è così tanta roba, probabilmente il dominante, se mi ricordo bene. In descrizione trovate tutti i link, io vi auguro una buona giornata, ciao a tutti!